Il corso annuale di implantologia 2013 compie 20 anni. Per questa speciale occasione, assieme ai miei collaboratori, abbiamo voluto introdurre tante novità, tenendo in considerazione i numerosi suggerimenti pervenuti dagli oltre 250 partecipanti. La prima importante novità riguarda proprio il modello didattico, volto più alla risoluzione dei problemi che allo sterile sfoggio dei dati scientifici. Solide basi biologiche e conoscenze della letteratura più aggiornata sono elementi fondamentali e imprescindibili, ma tutto ciò deve essere volto alla risoluzione degli specifici problemi clinici con i quali ci confrontiamo quotidianamente. Un esempio concreto è rappresentato dal coinvolgimento diretto del partecipante nel processo diagnostico di casi clinici di vario grado di complessità, nel saper individuare le varie alternative terapeutiche, nel saper programmare la corretta sequenza operativa, sulla base degli elementi diagnostici ovviamente forniti dal relatore. Stimolare e favorire il ragionamento, l'approccio metodologico, la gestione del contraddittorio e il confronto fra i presenti sarà un punto particolarmente qualificante del percorso formativo. Una seconda importante novità è rappresentata dall'ampliamento delle prove pratiche presenti ad ogni singolo incontro. Dall'hands-on training su modelli in resina con differenti gradi di edentolia, alle prove pratiche di pianificazione virtuale nei vari gradi di difficoltà. Il management dei tessuti duri e molli prevede più prove su modelli animali, che offrono ampie possibilità di acquisire padronanza e sicurezza. Dalle tecniche di sutura al disegno e realizzazione dei vari tipi di lembi disponibili, alle tecniche di rialzo del seno mascellare, al prelievo di osso autologo con tecniche di chirurgia piezoelettrica. La terza fondamentale novità è rappresentata dalla possibilità offerta a ciascun discente di partecipare attivamente all'intervento chirurgico di un suo paziente, supportato dalla presenza del tutor. Naturalmente è necessario che il caso clinico sia stato precedentemente analizzato, discusso e approvato dal sottoscritto. Convinto che questa offerta formativa possa stimolare la tua curiosità, ti invito ad analizzare l'intero programma nella sua forma più articolata. Qualora fossi interessato a maggiori dettagli, puoi contattare direttamente la responsabile amministrativa Eterdoo.